onda l'ultima puntata del talent show di Antonella Clerici, stasera, venerdì 15 marzo 2019 su Rai 1 è andata in onda l'ultimo appuntamento di Sanremo Young. La finalissima ha visto in gara i giovani talenti, Emma, Giuseppe Ciparese, Timone e Tecla insieme, soltanto un duo. Infatti, è riuscito ad aggiudicarsi il titolo di vincitore della seconda edizione di Sanremo Young. Alla guida del talento, come sempre, Antonella Clerici. Al Teatro Ariston ci sono stati diversi ospiti, tra Aurora, Riccardo Cocciante, Anna Tarango, Arisa, Paola Turci e Shani. Andiamo a vedere cosa è successo. Sanremo Young, la gara tra i quattro talenti. La gara è iniziata con l'esibizione di Eden che ha cantato l'ultimo ostacolo con Paola Turci. Il ragazzo ha ottenuto punteggi molto alti. Tecla in sole ha interpretato Mi sento bene con Arisa. La giovane ha ricevuto tutti 9 e 10. Sono Rocco Han, da 8 e Ruggeri da 6. Timone ha cantato senza farlo apposta con Shani. La ragazzina ha ricevuto 4, 10 e tanti 9,8 e 7. Giuseppe Ciparese si è esibito con Le nostre anime di notte con Anna Tatangelo. Giuseppe non ha ricevuto voti molto alti. Tanti 6 ed un 5 da Balbino. Qualche 7 voti. Poi c'è stato ospite Tom Renz che ha deciso quali brani, tra 20, dovevano interpretare i quattro finalisti di Sanremo Young. Tecla gli uomini non cambiano di mia mattina. Per Timone Renz le tasche piene di sassi di Giovanotti. Giuseppe 5 giorni di Michele Giannini. Per Eden io che non vivo senza te di Fino Domaggio. Poi è arrivato Riccardo Cocciante che ha cantato la sua cerva la primavera. Sanremo Young, il vincitore, momento classifica, Giuseppe è il quarto classificato e Timone è la terza classificata. Al duello finale sono andati Tecla e Daniel. Si è aperto il primo voto. Il pubblico alcanza a decidere chi è il vincitore di Sanremo Young. Il duello finale ha previsto la prova musical sulle note dei brani dei Queen. Antonella Clerici ha svelato che Eden è il più votato del web. Tecla in sole è il vincitore.